Buonasera, buonasera ad Antonio Matera. Insomma, l'Avellino non riesce a prendere questo slancio, a spiccare il volo verso i piani un po' più alti di classifica. Oggi è una sconfitta che brucia e dicevamo con mister Rastelli, anche con Michelangelo, del tutto inaspettata al di là del momento positivo della Viterbese. Sì, sì, è stata inaspettata anche per noi, perché comunque adesso penso che la responsabilità è solo nostra. Noi ci prendiamo la responsabilità della gara persa e dobbiamo uscirne assolutamente da questo periodo, perché non meritiamo questo. Siamo una squadra forte comunque e ne possiamo uscire alla grande. Penso che lo faremo già la partita domenica con il Francavilla. Ecco perché, Antonio, i tifosi si chiedono quale sia il vero Avellino, se quello visto col Potenza e col Crotone oppure quello visto col Cerignola e con la Viterbese. Sembra quasi che le due vittorie abbiano fatto più male che bene dal punto di vista mentale, dell'atteggiamento, con Avellino che è sembrato un po' scarico nelle ultime due gare. Non è che ci hanno fatto male le vittorie, perché le vittorie comunque aiutano sempre a star bene nel gruppo, a star bene, perché alla fine come squadra, diciamo, quando vinci comunque stai sempre bene. I risultati positivi comunque portano a qualcosa di importante. Siamo stati meno bravi la partita con il Cerignolo, la partita di oggi, però ripeto, non possiamo fare questi sbagli, perché abbiamo qualcosa da pensare, soprattutto come squadra, dobbiamo pensare soprattutto a qualcosa di più importante. Non possiamo stare in questa posizione, dobbiamo solo uscirne il più presto possibile. Tu come stai a livello fisico? Personalmente il mister ha detto non potevi partire dall'inizio, non avevi ancora 90 minuti nelle gambe, solo due allenamenti, no? Sì, 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 io ho fatto solo pochi allenamenti e ne avevo già parlato anche con alcuni amici di squadra, che comunque non avrei avuto tutti i 90 minuti. E comunque sì, sono contento che sono ritornato, ho avuto un po' di problemi, però adesso sono a posto e sono a disposizione del mister e della squadra. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille ad Antonio Matera, centrocampista biancoverde.